Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nono episodio di Mad Father. Ragazzi, prima di iniziare questo episodio, vi anticipo che sto registrando per la primissima volta con OBS, un nuovo programma, e dunque spero che si veda bene. Ditemi se la qualità della facecam, soprattutto, la trovate migliorata. Signori miei, nello scorso episodio siamo giunti fino a qua, dove ci siamo fermati perché un cane impediva a noi di passare, dato che non riuscivamo a scoprire come andare avanti. Però, signori miei, mi sono informato e diciamo che mi si è bloccato il gioco. No, diciamo che ho scoperto come andare avanti, insomma. Allora, entriamo qua dentro. Premetto che questo video qua lo sto registrando. Ok, questo video qua lo sto registrando appena prima di partire. Dunque, non so se farò in tempo a portarvelo nel periodo in cui sarò via, spero di sì. Comunque, per andare avanti, bisognerà andare a estrarre, fra virgolette, la mandragola, ma fare quit. E poi estrarre invece, cioè estrarre, prendere invece il vaso intero. Cosa che non ho fatto. Ok, allora, quit e take, perfetto. Bene. Ora, un'altra cosa che vi voglio dire è che mi sono dovuto rifare una buona fetta del gioco. E quindi se vedete qualcosa di diverso rispetto al solito, qualche gemma in più o qualche gemma in meno, oppure l'orario del gioco che è diverso, è perché ovviamente ci ho messo molto di meno ad andare avanti sapendo come fare. Ma comunque, adesso sarà. No, aspettate, sto dimenticando un passaggio fondamentale prima. Bisogna andare qua e utilizzare l'hammer su questo tamburo, fra virgolette, che non è un tamburo ma è un'anfora coperta. Ma a me ricorda un tamburo tutta la vita. Ed eccoci qua. Otteniamo, ragazzi, quello che sembra essere un qualcosa di scintillante, ma che in realtà sono tappi per le orecchie. Questi tappi per le orecchie ovviamente se serviranno per non sentire il rumore che farà la mandragola. Ok, se ogni tanto sposto lo sguardo di qua è perché devo controllare che il programma registri come si deve. Ora, se non sbaglio, può essere posizionato qua. Ok, ci mettiamo i tappi nelle orecchie. E perfetto, adesso questo qua dovrebbe urlare e il cane dovrebbe rimanere stordito. Ora, da adesso in poi non so più nulla. Mi sono dovuto informare per andare avanti perché sinceramente non sarei mai riuscito a proseguire. Ok. Eccoci qua. Sì, perfetto, sta prendendo tutto. Olè. Ora, ok, cosa devo fare però? Scalpello. Cazzo, ci ho visto giusto, mi sa. Scusami. Ecco, lo stiamo sventrando in poche parole perché si è mangiato la nostra chiave. E otteniamo la chiave per l'inceneritore. Che cazzo è? Ok, calma. Allora, a parte il fatto che questo qua forse. Ok, perfetto. Ma veniva da qua? O sbaglio? Mi sa che veniva proprio da qua. Che cosa è successo? Allora, aspettate. Io salvo. Io salvo perché questa stanza qua non me la racconta. Aspettate, ma. Non attacca. No, non attaccano. Però si sono tutte liberate. No, ma se tipo utilizzassi il martello, secondo voi. Ah no, non posso più usarlo. Ok. E niente, allora usciamo. Oddio, io non so se questa stanza qua. No, ma evidentemente non si può entrare, raga. Ci sarà un motivo se non si può. No, dimmi che. Devo entrare? Boh. Qualcosa mi dice che forse potevo. Risparmiarmelo, sì, forse sono schiattato. Ok, per fortuna che ho avuto l'intuizione di salvare, raga. Adesso sta stanza qua non ci entro neanche a morire. E sì, dobbiamo proseguire. Ok, di qua c'era il cane di prima, che poi è lo stesso che abbiamo ucciso. E immagino che questa chiave. No, cazzo, si è mosso qualcosa lì, l'ho visto. Aspettate. Aspettate. Contiene cose sconosciute. Lo so io cosa contiene. Lo so io. Ok. Ha proprio un caminetto. Ok, ci sono le fiamme. E me ne sono accorto. Ah, raga, mi sa che dobbiamo bruciare la bambola qua. Chi lo sapeva che era qua giù, eh? Esatto, sì, dobbiamo bruciarci la bambola. E allora buttacela. Oddio, questa scena qua dovrebbe essere presa da Il Signore degli Anelli, in teoria.
Ora io non seguo la saga per nulla. Perché vuoi distruggermi? Eh sì, cara mia, devo proseguire. Non aprirò la porta se lo farai. Lo vedremo. Fermati. Per piacere, fermati, Aya. Mamma. Per piacere, Aya, ascolta tua madre. Smettila, non sei mia madre. Voglio vederti, mia dolce figliola. Smettila! E la tirata? Sì, la tirata. Ok, sì, no, stavo dicendo che dovrebbe essere un riferimento, credo, al Signore degli Anelli. Anche la bambola che diceva You won't pass, ossia tu non puoi passare. Penso che fosse un riferimento alla saga. Io sinceramente non la seguo, però almeno queste due cose qua le sapevo. E quindi. No, aspettate, mi sa che devo tornare totalmente indietro. Devo tornare. Eh sì, devo tornare perché adesso in teoria. Ok, queste qua se ne sono andate. Ah sì, la gemma che era lì l'ho presa mentre rifacevo il gioco. Perché sì, ho dovuto rifarmi pure questo. E adesso penso che la porta si aprirà. E tra l'altro, ragazzi, credo che siamo molto vicini al finale. Molto vicini al finale perché vedendo le playlist su YouTube. Non mi sono spoilerato niente, ovviamente. Però vedendo le playlist. No. No, 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 no. Aspetta, salvo. Ok, qua. No, non fa nulla. No, se... Ok, via, 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 via. Ok, forse posso proseguire? Posso proseguire. Sto schermo nero. Sempre dove... Cos'è un buco nero? Questo è... Oddio, ancora lui. Questo ti porterà nell'altro mondo. Ah, ok, forse... Questo è il luogo da dove sono provenuti tutti, tutti morti praticamente, cioè è un portale per l'inferno tipo, o vabbè, l'aldilà, è là avanti? Stai veramente andando? È una realtà molto cruda per una giovane ragazza, ah, una verità molto cruda potrebbe aspettare una giovane ragazza come te. Proseguirai comunque? Sì, abbiamo fatto cenno di sì con la testa. Adamant è decisa? You seem Adamant. Sembri decisa. Adamant lo so perché è un'abilità dei Pokémon, comunque. Lascia che ti dia questo. Raga, io di questo qua continuo a non fidarmi per nulla, sappiatelo. Che cos'è questo, signore? Acqua magica, un prodotto della mia compagnia. Acqua magica. Sembra... Sounds made up. Sembra qualcosa di assurdo, tipo. Porta questa con te. Il potere che è contenuto nell'acqua, sono sicuro che ti aiuterà. Posso salvare papà con questo, vero? Certo. L'acqua ha il potere di distruggere il potere della maledizione. Quindi posso fermare la maledizione, mamma. Deve essere addolorata. Quindi devo salvare anche lei. Sarà in grado di riposare in pace una volta che la maledizione sarà finita, vero? Sì, sono sicuro che lo farà. Se il tuo amore la raggiungerà, sono sicuro che tua madre può essere salvata. Ok, raga, stiamo per buttarci in questo nuovo mondo. Grazie, signore. Non c'è di che. Pregherò per la tua salvezza. Ok, raga, ma quindi, cioè, il corvo. Mi state dicendo che tutti i sospetti che avevo su questo tipo qua erano del tutto infondati. Mi sento un po' una cattiva persona. E comunque, Jumpin'. Quindi, forse non era così cattivo come mi aspettavo, sinceramente. No, abbiamo lasciato giù la. Quindi è andata. Che cosa sceglierà? Mi chiedo. Non vedo l'ora di vederla fine. Ok, quest'ultima scena qua non vorrei che abbia qualche strano significato che io non concepisco. Dove sono? Ma sono bare queste qua. Questo è... Non vorrei che siano bare. Meglio proseguire. L'altro mondo, oscurità. Ok, cos'è questo coso? Ah, figata, cioè hanno cambiato praticamente... Ok. Cos'è sta roba adesso? Ma che... Oh cazzo. Laggiù c'è pure Maria, mi sa. Mamma. Quindi sei venuta, Aya.
Sei davvero tu quindi, mamma? Cazzo. Mamma, non saresti dovuta venire. Perché mi fai questo? Perché stai facendo tutto ciò, volevo dire, scusate. L'hai visto sulla tua strada, non è vero, Aya? Le atrocità che questo uomo ha continuato a commettere. Non voglio altre vittime per tutto ciò. Tu menti. Se c'era qualcuno che capiva papà, eri tu, mamma. E Maria che non ti piaceva, e tra l'altro sì, mi sa che è lei quella lì che è morta per terra. Cioè, è morta, oddio, non lo so in realtà. Maria, lei amava papà. E a te non andava giù tutto ciò. Capisco cosa provi. Anch'io amavo papà, quindi mi sentivo uguale quando Maria se l'è portato via. Avevo così tanta paura, non riuscivo a respirare. Lo so. Sì, esattamente come dici tu. Non potevo sopportare il fatto che papà e Maria stessero insieme, insomma. Quindi ami ancora papà, vero? E allora perché lo stai facendo soffrire? Non voglio far soffrire lui. Oh cazzo. Non voglio che... Non voglio darlo a nessuno. E quindi me lo porterò via con me. Cazzo. Non puoi. Senza papà io sarò da sola. Non voglio questo. Voglio vivere insieme a papà e te. Mamma, portami anche te con... Porta anche me con te, per piacere. Non posso veramente farlo. Voglio che tu viva e che tu sia felice. Non posso. Io sono felice con te e il papà. Quindi non lasciarmi da sola. Urkujuda. Cos'è? Nessuno deve interferire. Ai ai ai. Mamma. Ora tesoro, andiamo. Che finale. Cioè, oddio, non credo che sia il finale questo, per ora. Papà. Aia. Aia. Papà. Ah, l'abbiamo salvato. L'abbiamo salvato, sì. Papà. Aia, perché non ascolti tua madre? Non portartelo via. Fuori dalla mia strada. Mi sono quasi spaventato. Mamma, nessuno. Devi interferire. Mamma, fermati. È mio e basta. Madonna, che ansia. Che cos'è? Ah, sì, è vero, la Magic Water, me l'avevo già scordata. Un prodotto della mia compagnia. Il potere che mantiene ti aiuterà di sicuro. Va bene, questi qua sono i dialoghi di prima. Quindi devo utilizzare la Magic Water. Posso salvare papà con questa. Ma cosa ne sarà di mamma? Se il tuo amore la raggiungerà, sono sicuro che tua madre può essere salvata, davvero? Non ne sono così sicura. Che cosa dovrei fare? Ok, è il momento di scegliere i due finali del gioco, perché sì, nel caso non l'aveste ancora capito, ci saranno due finali disponibili più un terzo extra. Ora, non ci viene detto qual è il finale buono e qual è quello cattivo. Ma penso... Allora... Oddio, sapete che... Allora, noi siamo venuti fino a qua per salvare nostro padre. Quindi, tecnicamente, salvando nostro padre, la nostra missione sarebbe completa. E quindi penso che sia il finale buono. Mentre, invece, accontentare il desiderio di mamma vorrebbe dire perdere nostro padre. E sarebbe il finale cattivo. Sinceramente non lo so, raga. Però, allora... Mantenendo una linea con tutto ciò che abbiamo fatto fino adesso, direi di salvare nostro padre. Premetto che li farò tutti, eh. Tutti, anche quello speciale, vedrò di farlo. Però in questo momento direi save father, sì. Per rimanere in linea. Salverò papà. Oddio, ma questo cambio di scena... Aia, che cosa stai facendo? Mi dispiace, mamma. Oddio, cos'è? Mega bracciale. Fermati, Aia. Oddio, che urlo. Ah, mi sto dissolvendo. Il mio corpo sta scomparendo. Mamma. Aia. Aia. No, non andare. Oddio. Quindi abbiamo ricacciato nostra madre da dove è provenuta, in sostanza.
E se n'è andata. Con tutto questo zoom potente, se n'è andata. Questa luce bianca. Ok. Siamo tornati evidentemente al mondo reale e abbiamo sconfitto la maledizione, penso. Dove sono? Papà. Papà. Sono stato salvato. Aia. Papà. Aia. Scusami, Aia. Sono dispiaciuto che tu abbia. Papà, mamma, sì, lo so. Deve essere stata davvero tanto sola. Visiteremo la sua tomba domani, così il suo spirito non. Ok. No! No! Non ci credo. Aia, non volevo che tu conoscessi la verità. Ma con ciò che rimane del mio potere. Oh cazzo. Oddio. No. What? Cosa? Allora, fermi. Nostra madre ci sta facendo vivere un ultimo flashback e io ho paura di sapere che cosa succede. Ah no, aspettate, è quello che abbiamo visto l'altra volta. L'avevamo già visto sto dialogo. Devo rimettere a posto tutti i materiali. Tu questo può aspettare. Vieni, Maria. Dottore, ok, sì, questa scena qua l'avevamo già vista, raga. Dottore. Lei non, lei è infastidita dalla nostra relazione. E qual è il problema? Non penso che io le vada genio, questo è il problema. La ragazzina compierà 11 anni presto. È un'età molto complicata, a essere sincero. Sì, sii gentile con lei per piacere. Assicurati che non si faccia mai del male. È la mia più preziosa. Ok, però. Bambola di tutte. No, eh? Una bambola io? Papà! No! Non ci credo. Cioè, nostro padre voleva trasformarci in una bambola. L'ultima parte di dialogo non c'era, raga. Sono sicuro. Quello era. Questo è. E adesso cosa? Ok. Ok, nel flashback c'è anche nostra madre, mi sa. Passa tutto il suo tempo in questo sotterraneo. Non dirmi che è ancora con quella ragazza. Ok. Dottore, la signorina Aya è diventata sempre più una. Assomiglia sempre di più a una signora. E a essere sincero, a essere sincera. È solita fare i capricci e disturbarti, vero? A little more until she's ripe. Ok, ripe non è rape, che vuol dire stuprare, che sarebbe una cosa ancora più brutta. Ancora un pochino, penso. Ancora un po' prima che sia cresciuta, tipo, forse. Eh sì, raga, voglio renderla la migliore bambola che io ho. E qua si spiega la incredibile realisticità di tutte le bambole che abbiamo incontrato finora. Cioè, lui praticamente fa bambole con le persone. Cosa era? Sarà il capolavoro di tutte le bambole che ho creato, esatto, raga. Merda. E nostra madre ha sentito tutto. Ricordo che noi siamo in un flashback, eh. Cosa? Farla diventare una bambola? Mamma, questo era. Devo ripulire tutto dai materiali necessari. Non necessari, scusatemi. Fallo. Non ti perdonerò mai. Non renderai la mia preziosa figliola in uno dei tuoi soggetti. Eh? No, raga. Penso che anche voi stiate pensando quello che penso io. Che cosa vuol dire tutto ciò? Stai pianificando degli esperimenti su di lei? Quindi hai origliato. Che cosa pensi? Lei è l'unico mio te vero tesoro. Esatto. È una figlia fantastica. E voglio renderla eternamente così. E poi lei qualche
un qualche giorno diventerà secca. Questo non posso neanche immaginarlo. Quindi la renderò una bambola. Non credo a tutto ciò. Non te lo permetterò mai. Me ne vado. Che cosa vuoi dire? Se vuoi davvero una bambola che assomiglia a lei, fai una replica. Giustamente. Ha senso. Aspetta. Vuoi portartela via? No. Non posso permettere. Raga, mi sa che l'ammazza. Non ti permetterò di fare tutto ciò con lei. Porca puttana! Gliel'ha piantato proprio al centro del petto, nel cuore gliel'ha mollato. Eh sì, ci avevo visto giusto, raga. Nostra madre è morta per difenderci. Mamma, no. E tra l'altro dovrei anche stoppare prima o poi. Signora. Signora, rimanga con noi. Dottore, perché l'avete fatto? Doveva essere fatto per il futuro di Aya. Ma la signora. Non parlarne ad Aya. Oddio, che cosa brutta. Cioè, oddio, ci sarei potuto arrivare, che nostra madre era stata ammazzata da nostro padre. Però non ci sono arrivato. Dille che è morta a causa di una malattia. Non posso dirglielo. Stai rifiutando i miei ordini. No, non è quello che. Maria. Qualunque cosa succeda, scusatemi, sarò leale a te, dottore. Perché sei la mia assistente. Ah, dottore. Ora dobbiamo vedere che fare del corpo. Ovviamente Aya non lo deve vedere. Merda. E adesso? Come la mettiamo? Mamma. Questo è un sogno. Devo aver fatto solo un brutto sogno. Non è un sogno. Questa è la realtà. Ok, è ritornata nostra madre. Mi dispiace, Aya. Tua madre ama ancora tuo padre. Quindi non l'ho ucciso. Ma l'avrei dovuto fare. Non dirlo. Scappa, scappa da lui. Merda, raga. Merda. Ok. Abbiamo salvato nostro padre e ci siamo praticamente fottuti da soli. Perché adesso nostro padre. Penso che. Aia. Aia, cosa c'è che non va, raga? Oddio. Quella cosa lì. Guardate che. Non ci credo, lo sapevo, porca troia. Era troppo messa lì a caso. E dopo quello che ho visto. Mamma. Molto bene. Papà. Non essere triste, Aya. Oddio, no, mi salta i dialoghi. Ogni tanto mi si bugga la tastiera così. Guarda questi bambini, fantastici, vero? Questo è il frutto delle mie ricerche, sì, mi stanno balzando i dialoghi. Diventerò come loro, mi sa di sì, eh. Non si riesce nemmeno a dire. Lo so che non sembrano bambole. Io. È tutta una serie che sto dicendo che le bambole non mi sembrano bambole. Lo trovo molto affascinante. Sembrano davvero degli umani. Lo traduco per quello che riesco a leggere, raga, perché non so sto problema qua. Mi succede spesso con Madfather, tra l'altro. Quale vorresti essere, Aya? Alas? Alas, non so cosa voglia dire, raga. Non posso fare molti cambiamenti mentre preservo la tua bellezza. Potrei vestirti molto finemente. No. Aya. Dove stai andando? Vieni qua da tuo padre, scappa. Stai rifiutando tuo padre tutta la vita. Mi dispiace, ma io non voglio essere una bambola. Ok. Mi conviene, raga, salvo e stoppo, ragazzi, perché
Siamo già a 24 minuti. E niente, spero che questo non episodio di Mad Father vi sia piaciuto. Mamma mia, ragazzi, che finale che sta venendo fuori. Ed è solo quello buono. Immaginatevi quello cattivo, quello brutto com'è. Cioè, questo qua è quello bello di finale. Con nostro padre che ci vuole trasformare in una bambola e noi che scopriamo che nostra madre è stata uccisa dal nostro padre nel tentativo di difenderci da questo destino. Mamma mia. Comunque, signori miei, spero che questo video appunto vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, passate ai social che trovate in descrizione e noi ci becchiamo in un prossimo video.